Io leggo perché? Perché mi piace. Amo stare in solitudine, il libro è un ottimo compagno. Per conoscere, per conoscermi, per viaggiare, per vivere. Io non saprei trovare una motivazione vera e propria. Per me, leggere è indispensabile, al pari di una qualunque funzione vitale. È l'unico modo per difendermi e proteggere ciò che ancora vale. Per conoscere, per legittima difesa, per conoscermi, per ritrovarmi, per scoprire nuove cose su me stessa, perché vivo altre vite e provo nuove emozioni, perché mi rilassa e mi fa sognare, perché è un confronto continuo con gli altri e con se stessi, un modo per uscire dalla tua realtà inevitabilmente limitata. Perché io credo che ogni libro letto sia una finestra aperta sul mondo delle idee e degli uomini. Ogni libro da leggere, una promessa di crescita interiore. Perché mi fa star bene? Perché, chi lo sa, attrazione irresistibile, dipendenza come dal caffè, stimolo continuo, curiosità infinita, oblio, e un pochino anche per la speranza di assorbire un po' di stile. Perché non potrei non farlo? Per legittima difesa. Perché è una passione che ho fin da quando ero piccola e che coltivo ancora. Nei libri c'è tutto. Perché mi sento a casa, pur viaggiando con la mente. Mi fa sentire bene a mio agio, perché la vita non mi basta. Perché mi piace vivere più vite. Perché semplicemente mi piace. Perché leggere è viaggiare, vivere, sognare. Leggere allunga la vita. Perché così non mi annoio mai e non mi sento mai sola. Per non vivere una vita sola e per distrarmi dalla mia unica vita. Perché la lettura mi apre mondi possibili, tanti quanti non potrai mai visitare nella realtà vissuta. Leggo perché i mondi di carta cambiano anche il mio mondo. Io leggo e basta. Perché ambisco alla supremazia intellettuale. Perché mi addormento meglio. Perché con un libro non mi annoio mai. Per viaggiare nel tempo e nello spazio, restando comodamente raggomitolata sul divano. Perché è bello. Una delle cose buone della vita. Perché solo nei libri trovo tutto l'amore che mi manca nella vita. Perché un libro non tradisce mai, è un po' come il bene di un genitore. Perché vivo una vita parallela nella trama dei libri e dimentico i mali della vita. Perché respiro. Perché conosco altri mondi, altre persone che non conoscerai mai. Per provare emozioni poetiche. Perché mi faccio un vuoto mentale. Perché mi piace leggere, perché viaggio, mi emoziono e non mi sento mai sola, per vivere altre vite, perché mi nascondo, perché moltiplico all'infinito la mia vita, perché mi scalda il cuore e mi inebria il cervello, perché ne traggo piacere, perché cresco maturo e vivo meglio, per distrarmi e imparare, perché mi piace viaggiare con la mente, perché vado dalla realtà. Mi rilassa, mi protegge da tutto, perché non posso farne a meno. Perché vivo altre vite e altre storie, non mi sento sola. Perché mi fa viaggiare con la fantasia e entro in mondi fantastici, ogni volta diversi. Perché sono curiosa, mi piace la vita e le sue infinite sfaccettature. Mi carico di entusiasmo e progetto cose che non accadranno mai. È una compagnia discreta. Perché mi arricchisce, perché alleno la mente. Ed esco dalla quotidianità. Perché mi elevo, perché la lettura è la mia macchina del tempo. Perché non ho trovato nessun altro passatempo statico così interessante. Per la stessa necessità per cui respiro. Per evitare le persone, per imparare cose nuove e visitare luoghi sconosciuti. Perché apprendo, perché ho fame di sapere, di imparare, di capire. Perché è il modo di prendermi cura di me stessa. Perché vivo mille vite e vivo meglio. Perché non potrei fare altrimenti. Perché prima di tutto mi immergo in tante storie. E poi mi dà quasi un senso di immortalità sapere che in poche ore si può servire il lavoro di uno scrittore. Perché viaggio, perché sogno. Perché sogno, vivo cose impossibili e mi immedesimo sempre o quasi in un personaggio del libro. Perché altrimenti non riesco ad andare in bagno. Perché vivo. Perché una vita sola non mi basta, perché mi rilassa, perché mi piace, per sognare, per emozionarmi,
Perché quando leggo entro in una bolla e lascio tutto il resto fuori. Perché la letteratura, come tutta l'arte, è la confessione che la vita non basta per legittima difesa. Perché nessun libro, anche il più brutto, il più ostico, il più lontano dai miei gusti, non potrà mai farmi scientemente del male. Io posso decidere di buttarlo, mollarlo al suo destino, farne carta straccia, buona per il cammino, ma non potrà mai avvenire il contrario. Per vivere altre vite, per percorrere nuovi mondi, perché mi apre la mente, perché mi piace leggere, mi fa star bene, perché mi fa sentire libera. Perché leggere significa non solo alimentare la curiosità che è il pane della mente, ma anche rinnovare la tua esistenza ogni volta che leggi, per apprendere altri punti di vista e per allenare la fantasia. Perché se no non vivo, provo più emozioni annusando un libro che fuori del mondo. Perché mi svago e a volte apprendo. Perché sono sola e ho bisogno di qualcuno che mi parli. Perché la letteratura è una difesa contro le offese della vita. Per imparare, capire, sognare, divertirmi. Perché è tutta vita in più. Per evadere dalla realtà. Per ritrovare la mia dimensione. Perché leggendo vedo posti, culture e tanto altro ancora. Perché mi fa viaggiare con la mente. Incontro mondi e persone che altrimenti nemmeno saprei che esistono. Perché mi piace scoprire o riscoprire aspetti della vita che ignoro o che ho dimenticato. Perché mi piace, per sete di conoscenza ed emozioni. Perché mi piace, perché mi piace viaggiare. Come nella vita, il viaggio, seppur breve, può essere appassionante, poetico, stimolante, che vorresti non finisse mai, oppure pesante, noioso, scontato, che non vedi l'ora di arrivare. Perché cerco conforto e risposte. Perché spesso trovo descritti pensieri, sentimenti, emozioni che mi appartengono, ma che non saprei né esprimere né quantificare. È come analizzarli e analizzarmi. Poi leggo per svago, per uscire dal quotidiano, per crescere, informarmi, perché ormai il leggere è diventato parte della mia vita. Perché è uno dei piaceri della vita. Perché ho avuto un'infanzia solitaria ed imparare a leggere mi ha regalato un mondo di amici stampati. Perché mi piace, non ne posso fare a meno. Perché è anche un modo per evadere, per entrare in un'altra realtà. Perché mi piace, perché è l'accesso a mondi sconosciuti. Perché spesso ritrovo me stessa. Perché viaggio e penetro nell'altrui individualità. Perché conosco nuove modalità di vita e comportamenti. Perché conosco nuovi amici. Perché la lettura mi regala emozioni, sensazioni, argomenti di riflessione personale. Imparo e mi arricchisco con ogni libro. Per legittima difesa. Perché mi rilasso. Perché i libri sono bussole per orientarsi nella vita, per evadere, per costruirmi, nutrire la mia fantasia e la mia mente, per orientarmi e riflettere. Perché ho bisogno non solo di vivere di pancia, per vivere tante vite, perché vivo mille vite e mille amori, perché ho fame di storie e di idee, da sempre. Perché mi piace, per DNA, perché cerco risposte, perché è un modo di conoscere altre vite, altri pensieri. Altri mondi. Solo così si riesce a trovare e ritrovare se stessi. Per l'immaginazione, il sogno, il cambio di prospettiva che alimentano il cuore e l'intelletto. Perché mi fa rilassare. Perché la lettura migliora in tutti i sensi. Per la speranza di avere momenti in cui mi scordo chi sono e mi commuovo. Perché si vivono mille vite e si fantastica ad occhi aperti. Perché quando leggi vai altrove. Perché mi immergo nell'avventura. Perché è un momento tutto mio, dove io sono proprio io. Perché sto bene, per vivere tante vite, per vivere più vite, perché mi piace, perché mi fa star bene, perché non riesco a immaginare la vita senza la lettura. Per viaggiare, perché mi calo nelle situazioni, perché mi allontano dai problemi quotidiani. Perché la lettura salva la vita in tutti i sensi, perché evado. Lo spazio e il tempo scompaiono. Perché è come se fossi in un viaggio interstellare, nel nulla, per non pensare. Per pensare. Perché vivo di più. Perché la lettura mi porta tanta serenità e spazio tutto mio per provare emozioni che nella mia vita non vivo. Perché mi fa sentire meno sola, mi fa sfuggire via dalla tristezza e dalla solitudine che spesso sento dentro di me. Mi fa vivere nuove storie, nuovi volti. Insomma, mi fa appartenere a qualcosa di più grande.
perché riesco a dare voce alla mia immaginazione, che senza libri è sempre molto attivata. Con un libro però si rafforza e io posso finalmente estraniarmi dalla realtà per scoprirmi. Mi sento libera, vuota e in pace con me stessa. Perché sogno, perché vivo altri mondi, perché ci pago da mangiare, per la mia mente e la mia anima, perché mi piace vivere le vite dei personaggi che leggo, per viaggiare nelle vite degli altri, in posti che non vedrò mai, e per scoprire lati di me stessa che la vita non ha messo alla prova, ma anche per scoprire la meraviglia delle parole, che giocano sempre un ruolo fondamentale per suscitare emozioni, perché mi diverto e mi avvicino al mio io interiore, perché mi ritaglio uno spazio tutto mio e mi rilasso, entrando in un altro mondo, perché un buon libro è il miglior investimento possibile. Mi presti qualche ora e ricevi in cambio una vita. Perché vado? Perché non so volare, perché è una droga. Per emozionarmi, perché mi rilasso, mi immedesimo nel racconto, perché con i libri posso vivere tante vite, realizzare sogni e viaggi, trascorrere ore impegnative e stimolanti o divertenti e piacevoli. Viva la lettura! Per rilassarmi, per emozionarmi, per conoscere eventuali idee nuove o vederle sotto altri punti di vista. Perché la realtà fa schifo, perché mi piace leggere, perché una vita non basta. Perché mi piace leggere ed emozionarmi, perché leggendo mi tuffo nel mondo, perché voglio conoscere il mondo, perché non posso farne a meno, perché me lo chiede l'anima insaziabile, perché mi rilassa, stacco la spina, per un'insaziabile voglia di scoprire cose nuove e per emozionarmi e anche per evadere, per distrarmi dai miei pensieri, entrando nei pensieri e nella vita di altri, perché vivo tante storie. Perché mi piace viaggiare, perché allo stesso modo in cui mi piace camminare all'aria aperta, vagabondando senza meta, adoro avventurarmi nel ritmo della creatività, perché ho provato ad impostare la mia vita sulla ricerca di una pienezza, di un traboccare significativo, e la lettura contribuisce a questa ricerca esistenziale in un modo ricco e potente. Perché la lettura mi arricchisce dentro, perché mi fa spaziare con la mente e mi fa conoscere e vivere tante storie, vicende e luoghi. E spesso mi sento protagonista, perché non posso farne a meno, è come respirare, per me, da sempre, per vivere una vita parallela, quella dei protagonisti, perché mi piace, mi aiuta a parlare, a correggermi nell'italiano, a imparare cose nuove e nuove storie, perché mi è sempre piaciuto leggere, fin da ragazzina, mi piaceva evadere dalla realtà, era un modo per sopravvivere, perché non posso farne a meno. Perché mi rilassa, perché è un grande piacere tra le mie cavolate della vita, per sentirmi meno sola, perché mi arricchisce, perché non posso farne a meno, perché mi rende felice, perché mi piace, perché mi intrattiene, per costruire con la fantasia quella storia, immaginare i personaggi e interpretarne uno, per trovare le parole.